cosa importante. Scusami, è che quest'affare fa impazzire. Io lo so fare. Nessuno ci riesce, non dire cavolate. No, sono abbastanza sicuro che ci riesco. Non ci riesci. Faccia vedere. Chi di noi non ha provato almeno una volta a risolvere il cubo di Rubik, il famoso rompicapo in cui bisogna disporre i quadrati colorati, portando il cubo ad avere ogni faccia con un colore uguale? Ecco, il mercato di riparazione di questa stagione in Serie B assomiglia molto al giocattolo più venduto della storia. Una sessione particolare per via del nuovo regolamento deciso dal presidente della Lega Abodi, entrato in vigore la scorsa estate. Le 22 società di Serie B saranno obbligate a rispettare alcuni vincoli. Ogni squadra può avere un numero limitato di giocatori sopra i 23 anni, soltanto 18, mentre illimitata è la lista degli under 21. Due possono essere rispettivamente gli under 23 e i giocatori bandiera, ovvero quei calciatori che da più di 4 stagioni indossano la stessa maglia. Il mercato di riparazione quindi vivrà inevitabilmente su alcuni incastri che renderanno un po' meno libere le trattative. Un esempio: se il Palermo volesse cedere Hernandez a gennaio, potrebbe sostituirlo con un calciatore over 23? La risposta è no. L'uruguaiano infatti è stato inserito nella lista speciale dei calciatori bandiera e quindi la lista degli over 23 resterebbe ancora bloccata. Un altro vincolo che può determinare gli incroci di mercato è quello relativo ai giocatori in prestito. Da regolamento infatti tutti i calciatori, anche gli under 21, acquisiti in prestito devono necessariamente essere inseriti nella lista bloccata dei 18, quella degli over 23. Emblematico il caso di Verre, classe 1994, che in estate fu inserito proprio nella lista dei 18, costringendo il Palermo a non poter utilizzare, almeno per il girone d'andata, l'argentino Franco Vasquez. Un mercato un po' meno libero dunque, nel quale per acquistare sarà necessario prima cedere. A Perinetti il compito di trovare l'incastro giusto.